Sempre meno bambini mancano a scuola a causa del Covid. E sempre in tema di Covid arriva una buona notizia dalla scuola, perché sono in calo le assenze sia da parte degli alunni che dagli insegnanti, tanto è vero che alcune situazioni critiche si stanno risolvendo. Ce ne parla nel prossimo servizio Francesca Doria. I nuovi dati del governo mostrano che 179.000 alunni, circa il 2,2%, mancavano da scuola giovedì scorso a causa del virus, in calo rispetto ai 202.000, circa il 2,5%, a metà marzo. Tuttavia, in alcune scuole permangono problemi di personale, con quasi un insegnante su 12 assente, con i dirigenti scolastici che hanno criticato la fine dei test gratuiti nelle scuole. Circa una persona su 13 nel Regno Unito ha attualmente il coronavirus, secondo le ultime stime dell'Office for National Statistics. Ma la maggior parte delle persone in Inghilterra non può più accedere gratuitamente al PCR o ai test di flusso laterale, dopo le modifiche introdotte venerdì scorso. Nuovi dati del Dipartimento per l'Istruzione stimano che 46.000 insegnanti e dirigenti scolastici in Inghilterra, quasi il 9%, erano assenti dalle scuole il 31 marzo, rispetto ai 48.000 del 17 marzo. Una scuola statale su 5 aveva più del 15% dei propri insegnanti e dirigenti scolastici assenti, in calo rispetto al 23% di 2 settimane prima. Geoff Barton, segretario generale dell'Association of School and College Leaders, si è detto lieto di vedere un leggero calo delle assenze degli alunni e del personale, ma ha aggiunto che la situazione rimane grave, con interruzioni che continuano in molte scuole e college. Riferendosi alle assenze del personale, ha affermato: «È molto difficile operare in queste condizioni. La decisione del governo di ritirare i test gratuiti in tali circostanze è un passo indietro, in particolare con gli esami a poche settimane di distanza, e abbiamo più volte esortato i ministri a riconsiderare la misura». Il Dipartimento per l'Istruzione ha affermato che oltre il 99,9% delle scuole è costantemente aperto in questo trimestre. «Ora ci stiamo muovendo per convivere e gestire il virus, mantenendo una buona ventilazione e igiene come norma e continuando a utilizzare i vaccini per costruire il muro di protezione della popolazione», hanno affermato i funzionari del Ministero. Francesca Doria per Italy Today UK.